Partita? È partita? Viva! È partita? Viva! Partita lì, va? Allora, vabbè, un'altra settimana è andata, cominciamo sempre così, no? Bella! Ciao a tutti, la dura vita del postino, altra settimana! Verde! Bolle, la settimana verde, no? I bolli della... Ringraziamo la regione Marche che ha mandato i bolli, sì, no? Tramite... Oh, io comunque, con grazie agli abbinamenti, ieri ho fatto il primo bonifico per la Lamborghini. Sì. Per lui, ringraziamo a Dio, ringraziamo a Dio, no? Che lavoro, che lavoriamo, che ha fatto Fabio? No, la 159. No, si è fatto una macchina noia, porca madonna. Io guardavo sull'orologio, sulla macchina, la macchina non è proprio funzionale, con tre figli. Sì, infatti è vero, vai. Mi muoio, scusami. Mettilo in porta. Carino. Vabbè, allora oggi parliamo dei colleghi, dei colleghi delle poste, degli altri postini qui di... Qui siamo un'oasi, no? Sì, che se vuoi dire? Sì, un'oasi. Non li vuoi perché sentiamo i pigiamini, eh? Quindi, come la famiglia, diciamo. Siamo una famiglia felice. Per un motivo un anno siamo tutti la zanga. Per un motivo massimo. No, siamo una famiglia come felice. Stai? Piuttosto, come stai? Come stai? Ancora, ancora non vado, beh. Sì. Ma curva soprattutto, no? Ma per il morso o per le punture dopo? E per tutte e due. Per tutte e due? Sì, no, beh. Il signore ha detto niente, se scusa. No. No. Perché non mi è successo mai, la prima volta. La prima volta. Grande, no, lui si è cominciato su. C'ho un deciso. No, comunque, veramente, però dopo. No, fuori ci puoi avere dei problemi di quello dei cani, però quando ritorni in ufficio, diciamo, per risolvere anche l'ambiente. Certo, quanti. Infatti, che so, ti abbiamo, no? Cioè, ti siamo stati vicino, ti abbiamo medicato. Sì, no? Abbiamo massaggiato. Abbiamo massaggiato il sedere. Il sedere. No, visto che lo fai. Ah, vabbè, sì, se l'ha scelto. C'è da parlare di male, no? Che no, assolutamente. Addirittura, ci sta anche... Si trova, diciamo, si trova puro su di lui. Me vai fuori? Aspetta, mi vai fuori, ecco, comunque mi vai fuori comunque. Mi vai fuori comunque. Io, come tutti quanti noi altri, non ci possiamo mai andare, assolutamente, perché a politica non sapere anche gli altri. Certo. Possiamo, vabbè, raccontare un aneddoto. Una mattina, quando siamo a già quasi 3 minuti, una mattina squillò il telefono. Siamo tutti amici finché non squilla il cazzo del telefono, perché dopo, quando squilla quello telefono, ero entrato da poco, no? Io sono andato nel 2002, fai conto, ho fatto per 5 anni la scorta, no? Ho fatto anche il parigendro, che so che chi è colleghi, per chi non è del lavoro. Allora piagno. E una mattina stavo su questa regola, squilla il telefono, va a rispondere, non viene Pingo Pallino, e io, perché gli è morta la madre. E io pensavo, porca miseria, qui... Un collega, porca madonna, l'abbinamento, porca miseria! Vabbè, però cazzo è capitato! Io pensavo che gli è morto, sì, proprio, però gli è morto la madre. Si fa per dire, però alla fine ti guardi da una mano, tu anche se fai dati, sì, sei quello che te la metti a posto. Sì, magari, sì, sì, no, sì, dai, per quello non c'è. Allora, nelle poste lo spirito di gruppo, no? Di squadra, lo spirito di squadra. Qui la maggiorata sì, io addirittura guarda. Ci sono certi colleghi. Non dato lo saperlo perché non c'entra, no. No, veramente. No, ma non lo fa di qua. No, ci sta anche quelli Gigante. Che oltre che ti aiuta, come tutti qui ci sta qua anche qualcuno, anche del pomeriggio ad esempio, ci sta dei giorni che magari non potevo tanti problemi, mandati a fa spesa, mandati a ritirare delle analisi cliniche una volta, quelle del Muccicotto, no vabbè, adesso è urgente. Attendo però che lui a tanta gente. Poi ma è per l'integrazione. Qualche volta ho capitato che magari non sono arrivato a fine mese perché mi mancava qualcosa. Pure da. No, qualcosa. Dopo magari tante volte, cioè quasi sempre ritorna. Però andavo a dire, ah, fa niente, non ti preoccupare, la prossima volta c'è a me. Pierlui, senti, tu la troppo hai parlato tanto vegano, che ce l'hai tanto rai, tanto voi. Io non volevo che stai spallando il danica anche per i colleghi di Tranica. No. Perché io mi cascato l'anno sopra, per lui la droga. Perlomeno gli altri qua non sono niente. Allora, Marcello, per l'ennesima volta abbiamo assolato che Pollenza è un'isola, sì, è un paradiso. È vero. I colleghi che...
da voi altri uguale, perlomeno quello che vedo io. Adesso un aneddoto che racconto. Si guadagna. Un aneddoto che racconto io. Quando si aspetta? Quando praticamente adesso non va che chiudi perché sto di una cosa su di te. Su di me. Quando io ho fatto parte dell'Areola del Legno e qualche mattina lei mi telefonava, una mattina se ne inventava una, una mattina dice che sta male Luca, pure Luca adesso mangia. E non c'è ancora le figlie. Già si sa che cambiamo Areola perché. Sembrano le casa quelli. Se ne male uno, gli altri infatti facciamo l'abbinamento zitto, se muore la madre c'è ingrazia. Se muore lì ga. A proposito, a me mi ha scritto l'associazione. Non si può parlare male. Perché io ne si ingazza. Per carità, ma scherzi? Di tutto quello che ti pare sui cristi, però tocca all'animale. Infatti la droga. Per carità di Dio, non toccare l'animale. Non era colpa di Luca, era colpa tua. Perché non sto sentendo io. Certo, sì, ma non scendeva la mai, la porta gliela portava. Esatto. Infatti la colpa è stata. Anzi, io una controllatina ai denti del cane gliela farei dare. Lì io rubalone perché sai, è lì. Ma anche l'analisi, voglio dire. L'analisi, ma non io. Sai tu come stai? Attenzione, io perché dopo ci passi i cazzi, Vabbè, dai. Se non capite, l'Italia è finita, io ve lo dico, cioè qui non si capisce manco l'ironia, non della satira, non mai sei proprio, no? Chiuso. Si è incazzati perché ho detto, se sono incazzati, perché ho detto, fossi stato in te, Lucano lo stiravo, lui gli passavo sopra, ma era una battuta. Ma anche Salvini ha detto, si è incazzati perché... No, quello si può dire, alle Rome si può dire, alle Cannò. Finché Rome, se può dire tutto. Se tu tocchi gli animali, per lui c'è passi di cazzi. Ma io te lo meglio delle persone. Se te mocci con Rome, lo puoi rotare. Ma se te mocci con Rome, ciao. Vabbè, ragazzi. Dai, salutiamo a tutti e alla prossima settimana. Ciao a tutti. Oh ragazzi, allora il mitico Pierre mi ha tarpato le ali, come si suol dire. Allora, chiudo praticamente qui in macchina il video che abbiamo fatto poc'anzi in ufficio, perché volevo salutare il grande Mattia Gosetti, che è un compositore del Veneto, un gruppo musicale che si chiamano i Sirgaus, che ho conosciuto tramite Facebook, tramite YouTube. È un grande, mi ha dato l'amicizia su Facebook, cercatelo su YouTube, Mattia Gosetti, i Sirgaus, perché fanno delle cose molto molto belle. Hanno fatto la cover di una canzone che a me piace tantissimo. Proprio tramite questa cover gli ho chiesto l'amicizia su Facebook e quindi, come gli ho promesso, ho acquistato il loro CD su Amazon e lo saluto, Mattia Gosetti, grande Mattia Gosetti, cercatelo su YouTube, il gruppo musicale dei Sirgaus. Grande Mattia, ciao a tutti ragazzi, alla settimana prossima con la dura vita del postino, The Postman. Ciao ragazzi.